Quanto ti che piace fare sesso? Da 1 a 10? occupa gran parte della mia vita, ma Cioè, un numero? non gli do più di un 7. 7. Cioè, quindi comunque tu scegli una persona in base a Oh, cosa? io sono cacciatore, innanzitutto. Quindi? Quindi, comunque, voglio farmi ricercare, voglio che la mia preda sappia che sta per essere cacciata o comunque sta per essere osservata. Il rapporto che ho con il sesso è fantastico, nel senso che se la persona durante l'atto mi prende, mi coinvolge, do tutto me stesso e cerco di renderlo anche dolce. Nel Se tuo caso il invece, sesso si trasforma mai in amore? appunto, se invece non mi coinvolge nell'atto sessuale, di solito il 50% del rapporto è incrinato e butto via tutto e scappo. Non vado più in cerca dell'avventura. Prima cacciavo il sesso, adesso ora magari caccio di più la storia vera, quella che poi può diventare un futuro oppure rimarrà solo un abbaglio. Ma oggettivamente, vedendoti così, tu puoi cacciare quello che vuoi, fidati. Ciao. Invece il fatto è che io non caccio, rimango una mia timidezza. Tutte le serate nel lavoro di giorno, quando vado in giro a lavorare come designer, o nel lavoro di notte quando sono Piero ballerino, rimango me stesso. Se qualcuno mi vuole, io a volte sembro un po' allocco, nel senso che rimango nel mio e passo come quello che se la tira. Invece sono proprio stupido che rimango lì. Magari ricevo 1000 complimenti e nemmeno me ne rendo Di che conto. segno sei? Toro. Il libro che ha avuto più successo qual è? Sicuramente Tutti gli uomini del generale. Perché ha avuto successo? Ha avuto successo perché era la mia vita privata dalla A alla Z, presa, pubblicata e sbattuta nelle case degli italiani. Quindi racconta il tuo percorso sessuale Sì, e anche i tuoi amanti. tutti gli incontri dal primo all'ultimo, famosi e non, e in particolare degli episodi accaduti in una villa dell'Olgiata a Roma, dove insomma si intrecciavano diversi destini. E che succedeva in questa villa dell'Olgiata? Sono arrivato per la prima volta in questo posto seguendo questa persona che frequentavo. Tra l'altro, una persona il cui padre è una persona molto famosa, molto nota. Che ho varcato quella soglia, c'erano 10 persone completamente nude, di ambo i sessi, che facevano sesso in questo salotto. La cosa scioccante in tutto questo meccanismo perverso è stato scoprire, a distanza di mesi, che in quella villa erano disseminate centinaia di telecamere. Ovviamente, insomma, non farò mai i nomi di nessuno e nessuno dei personaggi che ho nominato prima o che comunque persone con cui sono in contatto hanno nulla a che fare con questa vicenda. Ma è una sorta di rancore per questa persona No, ancora no, che ti ha perché introdotto a questa villa? no, perché grazie a questa persona e grazie al fatto stesso che io abbia frequentato casa sua ho potuto scrivere il mio libro. Quante volte hai fatto sesso di gruppo? Io lo facevo non perché attratto da quello che stessi facendo, ma io lo facevo perché sapevo che quello era l'unico modo per legare lui a me. Ok. Per avere lui, io dovevo essere come lui. E Quindi? quindi dovevo fare quelle Ma cose. ti piaceva o no? No.
felicissima di averti conosciuto. La Chiara e la? Bianca. Allora, sai che vi dico, dato da Lamparker che frocio, che siete due fighe, amore. Grazie. Complimenti. Grazie. A tutte e due, begli occhi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Tutti gli uomini del generale. Ok, compreremo subito, mille cose. Cioè, io posso volgerti questa domanda, no? E dire, ti piace di più la pasta con i piselli o con le carote? A me piacciono i piselli, che ci devo fare?